Presidente, decimo anno del trofeo del Garda, dopo 4 anni si ritorna a Brescia e in quel di Montichiari. Sì, è molto bello che la manifestazione sia rientrata nel Bresciano. Sarà una giornata per vedere la pallavolo giovanile anche fuori dalle mura domestiche, perché avremo Verona e Trento e Mantova, quindi Veneto, Lombardia e Trentino. Nonostante la crisi, il volley non sostenuto magari come altri sport non demorde e anzi continua a fare queste iniziative soprattutto per i giovani. Sì, noi lavoriamo molto, il nostro obiettivo è quello di lavorare sui giovani e sicuramente la crisi ci sta piegando, ma noi non molliamo perché il nostro è un volontariato fondato su solide radici e purtroppo sull'abitudine di avere le briciole, e con quelle noi continuiamo a lavorare e naturalmente la grande passione che è alla base di tutto. Quanto sono importanti queste manifestazioni per il territorio e per lo sport? Ma direi che sono importantissime, perché per lo sport è indubbio che lo scambio di idee al di fuori della propria realtà non faccia che accrescere, e per i ragazzi e per il territorio è un modo di così incentivare, di far vedere che cosa può essere lo sport e la pallavolo in particolare, e che è non solo l'attività nella propria palestra, nel proprio campanile, nel proprio paese.